Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 19 settembre 2012. Vedete il titolo di questo video? Lo sperma fa bene alle donne. E l'articolo è questo. Trasformate dal sesso. L'articolo è tutto dedicato allo sperma, ma non va bene scrivere trasformate dallo sperma. No, no, trasformate dal sesso. La buona borghesia italiana che legge il quotidiano Torini della Stampa non accetta la parola sperma, non sta bene in bocca ai borghesi la parola sperma. E allora trasformate dal sesso. Per me il mercoledì è il giorno più bello della settimana perché il quotidiano Torini della Stampa il mercoledì pubblica l'inserto Tutto Scienze e oggi c'è anche questo articolo, ce ne sono anche degli altri oggi, pure sul bosone, quel bosone là, ma tanti anche sull'universo. Adesso cominciamo con questo, va bene, cari amici? Allora, vediamo un po' che si dice dello sperma. Qua c'è scritto trasformate dal sesso, però il titolo preciso doveva essere trasformate dal sesso, cioè le donne, no? Qua c'è trasformate dal sesso, no, trasformate dallo sperma. Che si dice dello sperma? Che si dice, amici miei? Il nostro è un mondo patriarcale, anche la cultura è patriarcale, tutto discende da Aristotele. Anche oggi, religione e scienza si basano su Aristotele, la cultura aristotelica è la cultura patriarcale per eccellenza. Beh, la premessa è che Aristotele diceva che nel fare i bambini la donna conta un fico secco, la donna per Aristotele era un mero, lo chiamava un mero contenitore. Tutto dipende dallo sperma. Lo sperma viene messo in questo contenitore che è il corpo femminile e lo spermatozoo dentro il corpo femminile piano piano cresce, si trasforma nell'uomo e poi esce il bambino. Pure oggi continua così la storia, E qua c'è un team, vedete, c'è un team di ricercatori, di ricercatrici che continuano la questione aristotelica, che dicono il sesso. Sentiamo, leggiamo, l'articolo è di Valentina Arcovio. È strano che una donna, ma anche le donne in patriarcato sono patriarcalizzate. Io vi ho sempre detto che in patriarcato tutto è patriarcale. Cosa scrive Valentina Arcovio? Il sesso può avere sulle donne effetti insospettabili. Specialmente quando il rapporto viene consumato senza protezione. Chiaro? Ok, donne, mi raccomando, fate l'amore senza il preservativo. Quando una femmina si accoppia con un maschio, subisce un vero e proprio scossone a livello genetico. Il passaggio del liquido seminale accenderebbe una serie di geni legati a diverse funzioni dell'organismo femminile, dalla fertilità alla capacità immunitaria, dalla libido all'alimentazione al sonno, proprio una panacea è lo sperma per le donne. Già 4 anni fa il team aveva accertato che lo sperma contiene proteine che inducono un profondo rimodellamento fisiologico e comportamentale, fungendo anche da barriera contro lo sperma di altri maschi. E poi, per cui, lungo l'articolo, per cui i maschi avrebbero un indiscutibile vantaggio innato. Ma chiaro, si ritorna all'affermazione aristotelica che nella perpetuazione della specie la donna conta quasi un fico secco. Ciò che conta è lo sperma maschile. I maschi avrebbero un indiscutibile vantaggio innato. Poi continua. Dopo l'accoppiamento, la femmina diventa meno ricettiva rispetto agli altri maschi, cioè c'ha meno voglia di mettere le corna dopo che tu gli hai messo dentro lo sperma. C'ha meno voglia di. Bisogna tradurre. Dopo l'accoppiamento, la femmina diventa meno ricettiva rispetto agli altri maschi e investe molta energie nel garantire la sopravvivenza della futura prole, anche se, però non c'è scritto qua, una può ricevere lo sperma
senza restare incinta, vabbè. Però, dice, sono tutti aspetti su cui non sappiamo ancora abbastanza. Ha sottolineato la studiosa. Le ricerche, promette, sono destinate a continuare. E vabbè, allora, vediamo un po', cari amici. A parte il fatto che qua si parla solo dello sperma introdotto nelle donne tramite la vagina. Non si parla dello sperma introdotto dalle donne tramite altri canali, quali il canale orale e il canale anale. No, deve essere da in vagina. In vagina, ovviamente, non ci deve essere il coso, come si chiama, il preservativo. D'accordo? E poi dice, quando la donna ha introdotto lo sperma funge da barriera contro lo sperma di maschi diversi. Poi c'è bello, i maschi avrebbero un indiscutibile vantaggio innato. Allora vediamo un po' come stanno le cose. Io vi rinvio al mio video intitolato Genetica Grande Dea. Chiaro, genetica grande dea. Qua si parla di un indiscutibile, che i maschi avrebbero un indiscutibile vantaggio innato. I progressi della medicina sono stati bloccati proprio da quest'idea. Perché, attenzione, vi faccio questo paragone. Voi sapete che una scintilla può provocare un incendio di dimensioni sterminate. Una piccola scintilla che dura un secondo può bruciare non so quanti ettari di bosco, può richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di terra, del cielo e via di seguito. Quindi una scintilla che può durare un secondo o due secondi può provocare un effetto, l'incendio del bosco, che si può durare tanti giorni, con tante distruzioni e con il coinvolgimento di tanta gente lì a spegnere l'incendio. Così, nella perpetuazione della specie, nel fare i bambini, lo sperma fungerebbe da scintilla, cioè una piccola cosa la scintilla, e poi le conseguenze, gli effetti di tale scintilla sarebbe che nasce l'embrione, poi l'embrione piano piano si trasforma in feto e poi nasce il bambino. Il fatto è che la scintilla dura un secondo, due secondi, ma gli effetti, che sono l'embrione e poi il feto, durano almeno 9 mesi. E in questi 9 mesi che avviene tutto e di più. La medicina ha frequentato poco quello che avviene dentro il corpo materno, quando il corpo materno contiene prima l'embrione e poi il feto. Poco. La medicina, la genetica, si è soffermata di più sulla scheda genetica. La scheda genetica la trovi quando lo spermatozoo va a fecondare l'uovo femminile. Lì si formerebbe l'embrione con la sua scheda genetica. Ma la scheda genetica che si è formata lì al momento della fecondazione, questa scheda genetica poi resta dentro il corpo materno 9 mesi, sono lunghi 9 mesi. In questi 9 mesi succede di tutto e di più. La scheda genetica, nel corso di questi 9 mesi, può subire profonde modificazioni. E i geni non sono mica delle entità immodificabili, i geni. Si modificano pure i geni, cari amici, Oggi c'è, più che di genetica si parla di epigenetica, perché pure i genetisti si stanno svegliando e hanno capito che i geni non sono immodificabili, si modificano pure loro. In questi 9 mesi, dentro il corpo materno, l'embrione, prima e il feto poi, subiscono un'infinità di condizionamenti ambientali, per cui la scheda genetica che trovavamo nell'embrione appena formatosi può subire tante modificazioni, in bene e in male, per cui una scheda genetica sana, nel corso dei 9 mesi, può capitare che tramite le infinite interazioni elettrochimiche che ci sono tra il corpo della madre e l'embrione e il feto, può capitare che questa scheda genetica originariamente sana si trovi ad avere dei geni che si ammalano. 9 mesi sono tanti, E dentro il corpo materno succede di tutto di più,
Sono continue e incessanti le interazioni elettrochimiche che avvengono tra la mamma e il bambino che sta nel suo corpo. Viceversa, una scheda genetica che magari era portatrice di geni malati, in questi 9 mesi di profonde interazioni elettrochimiche, può guarire, per cui poi ti nasce un bambino sano. Queste cose, cari amici, le ho già dette in tanti video, in primis nel video testé citato, Genetica Grande Idea. Beh, allora torniamo sull'articolo, cari amici. Innanzitutto vedete qua, trasformate dal sesso, non hanno avuto il coraggio di scrivere trasformate dallo sperma. L'articolo si basa sullo sperma, e loro al posto di sperma hanno scritto sesso. Poi c'è questa frase, i maschi avrebbero un indiscutibile vantaggio innato. Beh, ma non si capisce per quale motivo le donne che hanno tutto questo vantaggio dallo sperma maschile continuino a riempire gli uomini di corna. Non si riesce a capire per quale motivo a riempire di corna i loro mariti, e non si riesce neanche a capire per quale motivo ci siano stati nel passato patriarcale e ci siano nel presente patriarcale un'infinità di bambini che, anziché essere figli del loro papà anagrafico, sono figli del papà spermatico, cioè sono figli di un altro. E per cui nella Roma antica, come si diceva già nella Roma antica, al di là di queste ricerche scientifiche patriarcali, dicevano in Roma antica, dei grandi uomini, gli antichi romani dicevano, figlio di una sola madre e di tanti padri. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.